Allora, se mi avessero detto che perdevamo tutto questo tempo per la messa in scena, mi sarei messo a ridere perché il mio intervento è radicalmente contro la società dello spettacolo. E quindi, avendo a che fare con illuminazioni, scenografie, mi sento anche in imbarazzo perché io tenevo di, no, ma io tenevo di più a fare vedere le cose che modestamente vi sottoporrò. L'efficienza comunicativa. L'efficienza comunicativa a prescindere da chi la fa, quindi io mi ritengo un modesto servitore da questo punto di vista. Non è la prima volta che Bartolo mi dà l'onore di parlare in questo ambiente molto suggestivo, sotto Natale, in questo luogo particolare, quindi mi trovo in famiglia, ecco, penso di parlare ad amici, quindi lungi da me la discussione accademica di chi la s'allunga, ecco, io modestamente vi farò vedere alcune cose che io penso di avere capito. E siccome ritengo che sono cose importanti per capire il mondo nel quale viviamo, a prescindere dalla storia dell'arte. La storia dell'arte è uno strumento che ci viene offerto per cercare di capire il mondo che c'è attorno a noi attraverso le immagini. Le immagini hanno un potere universale che precede la scrittura, che precede le parole, hanno un valore ancestrale e hanno a che fare con la parte sublime più alta dell'uomo e con la parte più bassa di quello che c'è dentro questa specie di tunnel, di questa psiche che a volte ha aspetti misteriosi. E allora è possibile anche attraverso grandi maestri, uno di questi si chiama Sedlmeier per esempio, tracciare un percorso, una specie di diagramma delle civiltà da quello che sono riusciti a produrre, partendo spesso dalla cronaca. E io parto con questa immagine perché spesso la cronaca è il deposito dove cercare di capire il mondo che sta attorno a noi. Noi questa immagine ce la siamo già scordata, quasi tutti. Siamo appena al 15 di ottobre del 2011, è la profanazione che è stata fatta a Roma alla chiesa di San Marcellino e Pietro dagli indignati. E perché voglio partire da questa immagine? Perché alla fine tornerò su questa immagine. Allora, il rischio potrebbe essere quello di pensare, vabbè, c'era uno pazzo, uno squilibrato, si è accanito contro la prima cosa che ha trovato. Però questo accanimento è un accanimento, non è casuale, è un accanimento molto profondo, perché è chiaro che toccare un'immagine, toccare la Madonna, toccarla in questa maniera ha qualcosa di luciferino, perché ha diciamo, i riferimenti giusti. E allora parlarne in questa sede è opportuno perché Bartolo qua dice nel Dépliant una civiltà in cui si sa tutto di tutti e non si sa quasi nulla di se stessi, un occidente smarrito tra dissoluzione e disgregazione. E poi dice occorre fermarsi un attimo e guardarsi attorno, e quindi quello che cercherò modestamente di fare io. Io vi farò vedere un percorso su tutta la storia dell'Occidente, su alcune immagini che sono immagini riconoscibili dalla sensibilità comune, dal senso comune, quindi crocifissioni, natività, resurrezioni, pietà. In questa carrellata metterò in ordine cronologico le immagini, quindi è un giochino che può fare chiunque, perfino a casa sua. Basta mettere in ordine cronologico le immagini e vedere quello che succede sulla stessa tematica man mano che le immagini si avvicinano a noi. E succede qualcosa di preoccupante, verrebbe da dire anche di disperante, perché se uno vuole capire quello che ci aspetta deve andare a vedere cosa stanno producendo gli artisti nel momento stesso in cui noi parliamo adesso. Perché ci sarà un motivo anche sociologico se ci sono alcune fasi di civiltà in cui gli artisti, quelli riconosciuti come tali, quindi dalla committenza, che vengono pagati per fare questo, che producono cose che poi mettiamo nei musei o nelle chiese, perché la destinazione originaria di queste opere non erano i musei. Quando un'opera va a finire in un museo è già tecnicamente un'opera morta. Spesso queste arti sono arti sacre e vanno a finire nei luoghi dove c'è il culto, e quindi sottrarre queste immagini al luogo di culto è già un sintomo dei tempi. Mario Botta dice: perché costruiamo tutti questi musei? Perché non sappiamo più produrre niente. È ovvio, se fossimo capaci di produrre cose vive non avremmo bisogno di depositare, catalogare cose morte, ma questo è un altro discorso. E quindi in questa storia delle immagini è importante avere come punto di riferimento una posizione fondamentale, che è questa. L'esperienza di chi ha un minimo di confidenza con la storia delle civiltà ci dice questo: qualsiasi grande lotta per il potere è sempre preceduta
da una guerra occulta sul dominio delle immagini. La vera guerra sta lì. Chi vince la lotta per il dominio delle immagini, poi per conseguenza vince tutto il resto. Basta fare l'esempio delle televisioni. La guerra politica per il controllo delle televisioni. È quella la vera guerra, perché chi controlla le immagini controlla le teste delle persone che entrano in relazione con l'immaginario collettivo. E quindi prima di ogni guerra guerreggiata c'è sempre una guerra per il dominio delle immagini. Perfino nella Chiesa occidentale delle origini ci fu una guerra per il dominio delle immagini. Sapete che ci fu una fase in cui c'erano delle frange, poi minoritarie, che praticavano l'iconoclastia. Ancora adesso nell'Islam, per esempio nell'ebraismo, in molte frange protestanti, entrando nei luoghi di culto non ci sono immagini. Mentre nella Chiesa Cattolica, da Nicea in poi, è stato ritenuto non solo possibile, ma addirittura opportuno, praticare il culto delle immagini, ma non perché fosse idolatria, ma perché in quanto incarnazione umana di un Dio sotto forma di figlio di Dio, Cristo si può raffigurare, e quindi la venerazione dell'immagine ha una sua storia nell'Occidente. Quindi attraverso questa storia dell'immagine è possibile capire quello che è avvenuto nelle teste delle persone, e quindi il discorso di grandissima attualità, soprattutto in una fase in cui noi viviamo in un mondo in cui la somministrazione di immagini è addirittura selvaggia. I nostri figli, i nostri ragazzi, noi stessi, siamo letteralmente seppelliti dalle immagini, quantità impressionanti di immagini che veicolano significati e che noi continuamente depositiamo nell'inconscio, poi ci obbligano a fare alcune cose per essere alla moda, per essere quasi felici. Ora, questa discussione sulle immagini nella storia dell'arte ha delle sue tendenze sui temi dominanti. Cioè, ci sarà pure se in alcune epoche, per esempio nella storia dell'architettura, no? Fino a tutto il Rinascimento inoltrato, i temi dominanti in architettura, sempre quelli erano la costruzione del tempio, la costruzione del palazzo, la costruzione del castello. Poi a un certo punto questi temi dominanti che hanno millenni di storia, che poi hanno vari stili, hanno varie declinazioni, è chiaro che il palazzo romanico sarà diverso dal palazzo gotico, sarà diverso dal palazzo rinascimentale, però il tema era quello. A un certo punto queste immagini invece cominciano a essere soppiantate da altre tematiche. Le tematiche contemporanee, diciamo dalla rivoluzione francese in avanti, sono tematiche radicalmente diverse da quelle della tradizione. Comincia a prendere il sopravvento il tema della borsa, il palazzo della borsa, che esisteva pure nel Medioevo, però il ruolo che aveva il palazzo della borsa nel Medioevo era sicuramente diverso da quello che il palazzo della borsa ha oggi. Il palazzo della borsa addirittura nella icona di riferimento ha l'immagine del Partenone, l'immagine del logo, l'immagine del tempio. È chiaro che è un tempio di un culto che non è più quello, ma è un altro, quello di Mammona. Ci sarà pure un motivo se questo è successo. Un altro tema dominante è la costruzione dei non luoghi. Nella storia dell'architettura contemporanea nostra, mentre noi stiamo parlando, noi cosa stiamo lasciando in eredità agli storici dell'avvenire? Stiamo lasciando luoghi di transito, autostrade, viadotti, ponti, gallerie, stazioni di ferroviarie, megagalattiche, aeroporti. Si chiamano i non luoghi. C'è un sociologo che si chiama Marc Auger che ha parlato dei non luoghi. La parola è esatta. In una società liquida si fanno i non luoghi, perché il luogo ha una storia da raccontare. Il luogo non è uno spazio, noi qua siamo in un luogo, questo spazio ha una storia da raccontare, legata al santuario. Il luogo è una cosa radicalmente dallo spazio, che è semplicemente una delineazione di una superficie che ha un suo scopo di uso pratico e un suo valore commerciale. I non luoghi sono i luoghi di transito che non hanno nessuna storia da raccontare, le metropolitane, sono tutte uguali, bisogna guardare il colore della balaustra per non perdersi, e sono luoghi dell'accelerazione del passaggio, sono luoghi del transito accelerato, gente che corre, gente che non si ferma un attimo a pensare per andare da qualche altra parte. Invece il luogo di solito è un posto dove ci si ferma a pensare. Ora bisogna fare pensare se
bisogna pensare a questo. Perché non siamo più capaci di fare un'architettura come si deve per le chiese? Con l'aggravante che i committenti delle chiese sono gli ecclesiastici. Cioè, spesso la chiesa viene finanziata con l'otto per mille, quindi deve fare pensare questa sorta di tematica sfuggente. Le chiese contemporanee sono spazi, dice Sedlmeier, sono garage per le anime, dove è difficile perfino concentrarsi. La chiesetta più sperduta del Medioevo aveva una sua intimità, dettata da cose semplici, da una perimetrazione, da luce, da ombre, l'odore dell'incenso, la liturgia, che faceva apparire nella sua semplicità la bellezza. Apparteneva a tutti. La chiesa medievale la costruiscono tutti togliendosi il pane di bocca, sono i poveri che la costruiscono. Nessun artista firma, fino a Giotto non abbiamo nomi di grandi artisti che firmano. Ora, i temi dominanti sono questi. A un certo punto il mercato prende il sopravvento. Nella città storica, fino a tutto il Medioevo, sapete che c'erano grosso modo due piazze. C'era la piazza della liturgia, quella della chiesa, e poi c'era la piazza del mercato. Ora, mai in nessuna civiltà la piazza del mercato è stata sempre più importante della piazza della liturgia. Addirittura c'è un momento storico preciso, mi pare che sia Le Goff che lo dice questo, Jacques Le Goff, che ha scritto perfino un testo in cui si dice che alla fine del Medioevo il tempo della chiesa finisce e comincia il tempo del mercante. Cioè, cominciano a prendere il sopravvento questi spazi che non sono più dedicati alla liturgia, alle processioni, diciamo allo spazio sacro. Perché nel mondo antico, Fustel de Coulanges, che è un grande storico della città antica, dice: tutte le città sono sante perché sono tutte costruite attorno a un altare. Ora, la città moderna non è più così, noi ce ne accorgiamo quando la percorriamo. E non è più così perché, mentre nelle città, per abbreviare, nelle città antiche della tradizione, diciamo, c'erano le due piazze, quella più importante non era quella del mercato, e quindi ogni città aveva un mercato, che era una funzione della città, non la principale. Adesso invece noi sperimentiamo un fatto paradossale, che a volte ci fa smarrire. Non esiste più la città che possiede un mercato, esiste un mercato che ha inglobato le città. È un capovolgimento urbanistico, ma anche sociologico, anche mentale. Noi siamo abitanti di un mercato, non si capisce bene dove comincia, dove finisce, ci sono questi flussi di cose che ci capitano addosso, ci hanno perfino detto che siamo in guerra, rischiamo di perderla, ma nessuno di noi sta capendo per quale motivo questa cosa avviene. Ora io vi faccio vedere un'immagine che mi serve per partire, che ho recuperata quest'estate. Quest'estate sono stato a Valencia e sono andato a visitare un pezzo di architettura strepitoso, di architettura civile, che è la Borsa della Seta di Valencia. È uno dei palazzi gotici più belli di tutta l'architettura europea. Entrando dentro sembra di entrare in una chiesa, ci sono delle navate, in realtà è il Palazzo della Borsa. Questo è uno dei primi esempi in cui il Palazzo del Mercato della Borsa comincia ad avere lo stesso fasto, la stessa dignità architettonica delle chiese. È una cosa che deve fare pensare, siamo intorno al XIV secolo, XV secolo. E perché è così? Perché si sta affermando quell'idea per cui la borsa è il tempio degli affari. È un tempio, però è dedicato a un altro culto. Nonostante questo fatto inquietante, perché è chiaro che è il tempio di un'altra divinità che non è quella della tradizione dell'Occidente, nonostante questo però, nel cortile delle urla che c'è fuori da questo palazzo, altrettanto bello, altrettanto significativo, guardate cosa c'è, ci sono delle decorazioni, per cui alzando gli occhi, chiunque faceva un affare, alzando gli occhi poteva guardare un riferimento. Ci sono questi demoni che stanno sbranando qualcuno. È chiaro che lo scultore anonimo sta parlando ai commercianti, non sta parlando ai frati, perché questo tema della lotta per la salvezza dell'anima
ha un senso, aveva avuto un senso fino a tutto il romanico, nei chiostri medievali, dove il monaco orante, girando sotto il portico, nel luogo più intimo dello spazio sacro riservato alla meditazione, che è il chiostro, chi è curioso può andare a Monreale domani mattina a vedersele queste cose, ci sono. Allora là c'erano queste tematiche, stai attento perché il diavolo sta dietro, la tentazione. Però mettere queste immagini in un luogo di mercato significava ricordare che assieme agli affari c'era il rischio di vendersi l'anima. E quindi erano molto istruttive perfino in questa fase di passaggio fra tempo della chiesa, della liturgia e tempo del mercante. Questa immagine l'ho presa da questa sala delle urla del Palazzo della Seta di Valencia, siamo intorno al XV secolo. Ce ne sono parecchie di queste immagini, sono le immagini canoniche dei demoni. Fino a questa data queste immagini erano sistemate dove? Sui doccioni, questo per esempio è un gargoyles della Notre-Dame de Paris. Il male si annida nei posti più impensabili, però entra e ti salvi. È all'esterno della chiesa che è aggredito. E questi sono i capitelli invece delle chiese romaniche, qua siamo a Vezzelè. Il tema della tentazione, la lotta, il combattimento spirituale. Ma queste immagini parlavano ai monaci, quelle altre parlavano invece ai commercianti. Ricordati che devi guadagnare il giusto, però non venderti l'anima. Quando questo invito alla riflessione finisce, comincia un'altra storia che arriva fino a noi. Perché l'Europa non funziona? E qua parliamo di attualità. Cioè, perché gli indignati fanno quell'operazione di profanazione di un'immagine sacra? È successo qualcosa di sconvolgente, qualcosa che ha turbato in modo perfino luciferino. L'aggettivo ha un significato profondo, l'anima. Una volta chiesero, l'ho riletta da poco tempo, chiesero a Monsignor de Balanguer, fondatore dell'Opus Dei, chiesero, ma lei, un giornalista, a lei capita di indignarsi, di arrabbiarsi? E lui disse, certo che mi capita, capita a tutti di arrabbiarsi, però si ricordi che io e lei, dice al giornalista, abbiamo il dovere di comportarci bene, perché così possiamo contribuire a migliorare il mondo e comunque saremo sicuri che ci sono due farabutti in meno in circolazione, se io e lei facciamo il nostro dovere. Quindi l'indignazione ha bisogno di una fase di ragionamento che precede e che segue. E quindi qua entro nella logica della discussione, nella chiacchierata di oggi. Vi faccio vedere un'altra immagine sempre di questi chiostri medievali. Questo è il tema della lussuria, il tema della perdita dell'anima, del suicidio. Chiudiamo questa immagine e torniamo al percorso che avevo preparato. Allora, avevo preparato una chiacchierata su una carrellata di immagini, però prima di passare a questo volevo finire questo ragionamento sull'uso delle immagini nella società che ci appartiene, che è stata chiaramente definita la società dello spettacolo. Noi siamo personaggi che stanno dentro una società che è stata chiamata società dello spettacolo in modo appropriato, in modo opportuno. E questa denominazione società dello spettacolo l'ha usata per la prima volta un teorico di questo tipo di dottrine, che chiaramente non appartiene agli ambienti nostri, che si chiama Guy Debord, morto suicida, il quale nel 1967 ha scritto un testo che vi invito a leggere, non condivisibile, però fulminante, si chiama La società dello spettacolo. Lui nel 1967 anticipa tutto quello che è successo dopo. E guardate cosa dice in questo testo, io ho estratto qualche cosina. Siamo l'anno prima del 68, quindi qua ci sono in incubazione tutte le cose che poi sono capitate, che per noi sono perfettamente normali, perché noi siamo formati in un ambiente, in un brodo di cultura, in un immaginario collettivo che ci dà per scontata alcune libertà, alcune liberazioni. A forza di perseguire le libertà, le liberazioni, si sono tagliate le catene, le oppressioni con i padri, meglio con le autorità,
battaglio con la tradizione, assieme a queste catene si sono tagliati i cordoni ombelicali. E quindi l'uomo libero in assoluto è debolissimo, fragilissimo, perché nel momento del bisogno si deve aggrappare a qualcosa, e quindi non credendo più in niente, perché è la moda, alla fine in qualcosa dovrà pure credere, altrimenti c'è il balcone del settimo piano. E allora rientrano dalla finestra le suggestioni New Age, per cui non crediamo più all'angelo custode, però crediamo agli extraterrestri. Non crediamo più ai santi, però ognuno di noi ha il suo santo protettore. Non facciamo più i pellegrinaggi, però i nostri figli, i nostri ragazzi vanno all'Hard Rock Café a vedere il feticcio di Jim Morrison, la maglietta sporca del Camp Nou a Barcellona del calciatore di turno. È una forma di pellegrinaggio, ci sono perfino le reliquie che si acquistano. Ora, fra possedere una reliquia di Padre Pio e il feticcio delle mutantine di Marilyn Monroe, mi pare che c'è un po'... Tra l'altro costano di meno quelle... Cioè, voglio dire... Le reliquie religiose non si possono mettere, è vietato, non si vendono le assoluzioni, il psicanalista si paga, quindi è questo, diciamo, il paragone. Guido Debord, guardate cosa dice, intanto parla della società dove tutto deve essere realmente rovesciato, dice: nel mondo realmente rovesciato il vero è un momento del falso. 1967. E poi dice: lo spettacolo non è un insieme di immagini, come noi possiamo pensare, accendo la televisione e mi guardo le immagini. Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma è un rapporto sociale fra gli individui mediato dalle immagini. Quindi le immagini cambiano le relazioni fra gli individui. Con la televisione accesa, il marito e la moglie non si parlano più. E quindi è entrato nella relazione intima delle persone. E poi c'è un altro punto in cui c'è la posizione chiave di questo capovolgimento, il principio del feticismo delle merci, il feticismo della merce, il dominio della società mediante delle cose. Le merci sono delle cose sensibilmente sovrasensibili, dice. Quindi il sovrasensibile non è più quello che alzando gli occhi si vedeva in qualsiasi chiesa fino all'illuminismo. Mai capitò di alzare gli occhi nella chiesa più sperduta e non vedere angeli, santi, il paradiso. Adesso, alzando gli occhi in una chiesa contemporanea, si vedono impianti di condizionamento, il tetto bianco con la luce bianca, che non c'è mai stata, la luce banale. Quando l'uomo preistorico dell'età del bronzo, alla Gurf, per esempio, scoprì che per fare vedere la luce bisogna fare il buio, a questo lo sapeva anche Caravaggio, è quella la luce, noi siamo immersi nella luce e non ce ne siamo mai accorti, no? E quel pesciolino che andava in giro, una leggenda orientale, un pesciolino che andava in giro per l'oceano a chiedere dov'era il mare a tutti quelli che incontrava, gli altri pesci mettevano a ridere, poi capì dov'era il mare quando il pescatore lo pescò, cioè c'era stato dentro e non l'aveva mai capito, immerso nel mare e non l'aveva mai visto questo mare. Quindi questa è la posizione della società che è venuta a prevalere. Ora, sarebbe troppo lungo cercare di spiegare perché questo è avvenuto, anche perché io non ho le competenze, no? Perché per cercare di capire perché questo passaggio è avvenuto, di questo processo che si chiama processo di perdita del centro, c'è un testo magistrale scritto da Sedlmayr che affronta questa tematica, sarebbe troppo lungo ed è una competenza di teologi, di dottrinari. Io mi soffermerò invece a farvi vedere come il processo è avvenuto, non perché. Poi la conclusione ognuno la può tirare per i fatti suoi. Allora, il giochino è questo. Se noi mettiamo assieme in fila una serie di immagini su una tematica riconoscibile, di arte sacra per esempio, no? Il tema della Madonna col bambino. Di solito questo tema della Madonna col bambino viene usato in luoghi particolari che sono gli ambienti di culto per la devozione. Perché chi si rivolge a questa immagine si rivolge chiedendo un intervento, chiedendo una supplica, facendo un pellegrinaggio, andando scalzi, portandola in processione. Allora c'è un momento in cui all'interno della storia delle immagini di riferimento queste immagini cominciano a confondersi, cominciano a diventare tenebrose,
cominciano a ribaltarsi i significati e poi perdono completamente di significato, spariscono e si capovolgono addirittura le stesse immagini. Ora, se questo processo capita solamente per una tematica, vabbè, è una casualità. Se capita su due tematiche, è sempre una casualità. Se capita sistematicamente per tutti i temi portanti della cultura figurativa dell'Occidente, allora là bisogna cominciare a preoccuparsi, perché è chiaro che c'è un processo che ha molte tappe. L'ultima tappa, per essere spiegata, ha bisogno di tutte le tappe precedenti, che spesso sono plurisecolari. E allora là bisogna ragionare, bisogna cercare di capire perché è successo, perché sta succedendo a noi, perché questa è la chiave di lettura di tutto il resto, cioè l'attribuzione di un senso al mondo che ci circonda. E noi siamo qua per capire, mi pare, no? Quindi questa è un'occasione per approfondire questa discussione che di solito non si può fare. Io ho preparato una carrellata di immagini, vi faccio vedere queste immagini scorrendo, mi verrebbe voglia perfino di non dire niente, di dirvi semplicemente le date. No, facciamo così, vi dico semplicemente le date. Cosa succederà in questa carrellata che io ho messo assieme? Succederà che fino a tutto il Medioevo, cioè fino diciamo al 1400, ecco, grosso modo c'è una riconoscibilità delle immagini che non ha bisogno di nessun riferimento, di nessuna spiegazione di carattere specialistico, cioè non c'è bisogno del critico d'arte per capire Cimabue. Lo capiva chiunque. C'è un momento che è l'umanizzazione, il 400, il Rinascimento, dove comincia a prendere piede una tendenza che abbassa il sacro e mette al centro l'umano in modo sempre più invadente, anche se si tratta di un'immagine umana fatta a immagine e somiglianza di Dio. Cioè, non siamo alla sconsacrazione dell'immagine, è chiaro che l'uomo prende il sopravvento, questo nella storia dell'Occidente coincide con la prospettiva, no? Sapete che la prospettiva è la maniera con cui noi guardiamo le cose, per cui le cose più lontane sono più piccole rispetto a quelle più vicine. Ora, per tutto il Medioevo la prospettiva esisteva, ma era una prospettiva gerarchica, cioè se uno va a Monreale lo capisce questo, le immagini sacre sono più grandi. Prima c'è il fondo d'oro, lo spirito assoluto, Dio non si può rappresentare. Poi c'è il figlio di Dio che è un uomo, che è Gesù Cristo, che è più grande, il pantocratore. Poi c'è la Vergine Maria che è un po' più piccola e sta sotto. Poi sotto c'è una finestra da cui entra la prima luce che colpisce l'altare, soprattutto in alcuni giorni che sono giorni particolari del calendario. Poi c'è la schiera degli angeli nel fondo d'oro, poi ci sono i santi, sempre più piccoli. E poi se c'è l'uomo, ma l'uomo è sempre molto piccolo perché sono più grandi le cose che sono più vicine a Dio. Addirittura a Monreale le immagini appaiono a 3 metri, prima c'è la balaustra di marmo, quindi io per vedere l'immagine devo fisicamente alzare gli occhi, mi obbliga il pittore, il mosaicista ad alzare gli occhi, alzare lo sguardo. Con l'umanesimo nasce la prospettiva umana, Piero della Francesca fa una flagellazione di Cristo dove Gesù Cristo è in fondo, è molto piccolo, in primo piano ci sono quelli che stanno facendo il complotto e si spiega questo col fatto che io lo vedo piccolo perché si è allontanata questa immagine, però la storia sacra comunque è sempre rispettabile. Poi c'è una fase della metà del 1500, la fase manieristica, dove cominciano ad apparire nell'arte sacra turbamenti, emozioni, sensualità, le Madonne diventano belle donne, molto sofisticate, appena uscite dalla parrucchieria, con la manicure, tutte pettinate, perdono le aureole per esempio, ed è la fase in cui in parallelo sta capitando nella società occidentale una catastrofe per la storia della Chiesa e del cristianesimo, che è la riforma protestante. E Caravaggio è il personaggio che documenta in modo drammatico questa cosa, perché Caravaggio è cristiano cattolico del Venerdì Santo, quindi lui sa che non ci si salva solo per grazia, ci vogliono le opere, la vocazione di San Matteo, il martirio, ci salvi per le opere, basta la grazia. In siciliano si dice prega e fottetin, cioè non basta semplicemente la devozione e il resto tanto Dio lo sa, no, c'è bisogno di te. Michelangelo aveva fatto il giudizio universale alla Cappella Sistina, in cui si vede
questo combattimento spirituale. Le ultime opere di Michelangelo sono drammatiche, le ultime pietà, Scarnificata, la Pietà Rondanini per esempio. Poi c'è questo buio delle opere di Caravaggio, le tenebre che cominciano a prendere il sopravvento, e ancora siamo nell'arte sacra però. Caravaggio non ha il coraggio per esempio di fare una resurrezione, si ferma al Venerdì Santo, si ferma al Cristo morto. Poi c'è una fase razionalista, illuminista, in cui addirittura si cancellano i temi sacri della tradizione occidentale, si ripiglia una discussione pagana, ritornano amore psiche, ritornano, e questo anche in ambienti ecclesiastici, no? Cioè questa discussione non avviene perché i committenti sono spesso della prima cerchia, nasce un amore per il collezionismo, un gusto del bello sicuramente che guarda a una tradizione che era precristiana. Poi c'è una rivoluzione nel mezzo, che è la rivoluzione industriale, prende il sopravvento la macchina, il meccanismo, l'architettura del ferro, la Torre Eiffel, per vedere qualche cosa. E poi si fa addirittura a meno del sacro, perché non si può più perdere tempo, e nasce la pianificazione programmata della obsolescenza dei prodotti. Cioè, mentre gli egiziani progettano le piramidi per l'eternità, noi adesso progettiamo e costruiamo per avere un ciclo di vita, alla fine del quale è necessario, per tenere la macchina dei consumi, cambiare il prodotto. Dopo 10 anni la macchina si rompe un pezzo, non conviene più cambiare, devi cambiare la macchina. Perché è la logica della società industriale che ha bisogno di questo tipo di prodotti. Se io acquisto un prodotto che non si sfascia mai, è chiaro che metto in discussione. E quindi noi siamo dentro questo ciclo. Io adesso vi farò vedere, senza commentare niente, vi dirò semplicemente le date. Quindi stiamo attenti a queste date. Fine del Medioevo. Fase, diciamo, cinquecentesca, dove c'è questo problema della riforma protestante. E poi una fase alla fine dell'Ottocento, dove comincia ad apparire il luciferino, in maniera sempre più evidente, a volte perfino volgare. Vi ho risparmiato le immagini pornografiche, le immagini sconvenienti, però è chiaro che dietro c'è anche di peggio di quello che stiamo vedendo. Poi c'è una fase del ridicolo, in cui il sacro viene banalizzato, viene ridicolizzato, se ne può fare a meno. E adesso passiamo a tre. Allora, il tema della Madonna col bambino è un tema molto antico, Pensate che nella tradizione precristiana addirittura ci sono immagini etrusche, questa è una Mater Matuta etrusca, V secolo a.C., quindi la prefigurazione di qualche cosa che sarebbe dovuto arrivare, gli antichi l'avevano. Poi per tutta la tradizione cristiana questa immagine della Madonna col bambino, questo è Cimabue, la Maestà, 1285, guardate gli angeli che sono messi uno dietro l'altro, in un fondo d'oro. Questo è Giotto, qua siamo nel 1310, la Maestà di Giotto. Guardate gli angeli, Giotto è il primo che umanizza i personaggi e li mette coi piedi per terra. Gli angeli sono coperti dalle aureole, cioè Giotto dice inconsciamente, io gli angeli non li ho visti, ho fatto vestire qualcuno, le aureole coprono le facce, addirittura ci sono alcuni santi dietro i pilastri. Prima di Giotto sarebbe stata una bestemmia questa, Giotto però la fa. La Madonna comincia a diventare più la casalinga e a disagio in questo altare. Questo è Botticelli, 1483. Questo è Raffaello, la Madonna Sistina, 1513. Raffaello è un burbastro che lavora per il Papa, però ogni tanto si piglia qualche licenza. Raffaello, quando fa questa immagine della Madonna, molto composta, molto venerabile, si piglia una piccola licenza che sfugge al controllo del committente, che mi pare che sia Giulio II. Guardate questi angioletti. Oppure guardate il tentaggio. Lui dice, io non ho avuto la visione della Madonna, ho organizzato una messa in scena, un po' di polvere, un po' di fumo, ho fatto aprire un tentaggio, cioè c'è uno spettacolo, c'è un regista che fa aprire il tentaggio, ho fatto vestire degli angioletti che si stanno annoiando, e stanno sbuffando, ha preso bambini e ci ha messo le ali, quindi gli angeli cominciano a diventare, infatti questo tema è stato usato moltissimo nella pop art, per esempio nelle magliette, no? Questi angeli che sbuffano. Questi angeli partono da qui, arriveranno a Serpotta. Chi di voi va a vedersi gli oratori di Serpotta? Gli angeli degli oratori di Serpotta sono dei piccoli delinquenti di strada che si fanno gli scherzi, giocano a mosca cieca, fanno le piroette mentre stanno arrostendo all'oratorio di San Lorenzo, mentre San Lorenzo viene martirizzato. Gli angioletti si fanno
giochini, no? Ce n'è uno che tira il pisellino all'altro, l'altro che sta cercando di fare monellerie. Parmigianino, Madonna dal collo lungo, 1434. Qua sparisce l'aureola. La Madonna è estremamente sofisticata, viene in modo pesante apostrofata dagli angeli, che sono una banda di delinquenti, le stanno facendo apprezzamenti anche un po' pesanti. Lei si sta coprendo perché forse era un po' scollacciata. C'è Federico Zeri che dice: guardate quel bambino lì, sta cadendo, la Madonna è svanita, sta cercando di mettersi a suo agio, il bambino sta precipitando. Federico Zeri addirittura ha scritto dicendo: secondo me quel bambino è morto, agli occhi chiusi. C'è il tendaggio, lo spettacolo, sullo sfondo ci sono colonne che non portano niente, un profeta che predica al deserto. Siamo nella fase in cui la Madonna diventa una bella donna. No, sono andato troppo avanti perché mi è sfuggito qua. Questo è Caravaggio, la Madonna del Rosario, 1607. Tutto sommato comunque Caravaggio alla fine si orienta, questa è l'immagine dei santini, l'immagine della devozione, lui parla agli umili, Caravaggio dipinse i suoi simili, lui frequentò Popolino, Gentaglia e disse bisogna salvare pure questi, pure lui era un personaggio borderline. Dopo Caravaggio il tema della Madonna col bambino è un tema molto poco curato. Questo signore che fa questa immagine della Madonna, 1894, è Munch, quello dell'urlo. Ecco, questa Madonna è insidiata dagli spermatozoi, ci sono dipinti, quindi lui dipinge la cornice, dipinge gli spermatozoi che la stanno insidiando, quindi si mette in discussione praticamente tutto. Il bambino è un aborto, è un feto abortito. Questi sono i surrealisti, 1920, questo è Max Ernst, ateo, non gliene frega niente, sente il bisogno di fare una Madonna che si arrabbia, sculaccia Gesù bambino e per giunta ci sono i testimoni, cioè lui dice io sono testimone, questa cosa l'ha vista, per dire che la Madonna mette l'aureola. Siamo alla fine del percorso. Poi sui surrealisti vi leggerò una cosa che ho fatto leggere a Bartolo, non so se è il caso di leggerla. Allora, chi sono i surrealisti? Spesso piacciono i dipinti surrealisti, Salvador Dalì, Miró, De Chirico. Ma De Chirico è un surrealista di quelli che hanno la visione più lunga perché dietro c'è una tradizione. De Chirico non si considerò mai surrealista, i surrealisti lo volevano arruolare, però De Chirico si salva da questo punto di vista. In De Chirico c'è la nostalgia del sacro, le ombre lunghe, la metafisica. I surrealisti invece sono un partito politico che anticipano, addirittura fanno parte dell'Internazionale Comunista. Salvador Dalì verrà espulso perché era l'unico monarchico in questa banda di personaggi squilibrati. Bisogna essere curiosi, la cronaca ci offre episodi recenti, pazzi che sparano sulla folla, pazzi. Questa follia è pianificata, guai a pensare che le cose capitano per caso, niente capita per caso. 1930, questi sono i manifesti del surrealismo, André Breton, Breton è il fondatore del surrealismo. Breton scrive due manifesti, uno del 1924 molto diffuso, l'altro più esoterico, più occulto, 1930. Guardate cosa scrive sull'azione surrealista. L'azione surrealista più semplice, cioè l'opera d'arte surrealista più semplice, consiste rivoltella in pugno nell'uscire per strada e sparare a caso. Questa è la posizione provocatoria. Uno può dire, vabbè, è un artista, la buona borghesia si mise a ridere quando lui scrisse queste cose. Poi lui sotto rafforza il concetto, la giustificazione. Quindi non è la sparata di uno che vuole fare la provocazione. E parla della legittimazione di questo atto, che poi è stato messo in pratica negli anni 70 dai terroristi. I terroristi hanno messo in pratica un'opera d'arte con la rappresentazione spettacolare sulla piazza di quello che era stato teorizzato nel 1930. Poi dice, la legittimazione di un'azione simile, a mio parere, non è affatto incompatibile con la fiducia in quella luce che il surrealismo cerca di scoprire al fondo di noi stessi.
la parte più bassa dell'anima. È chiaro che è un manifesto programmatico, i surrealisti hanno chiarissimo quello che vogliono. Diciamo, parto una santina perché c'è un tavolo e quindi... Allora andiamo avanti. Il tema della croce. Il tema della croce è un tema universale, antichissimo, le radici della civiltà dell'Occidente. Questa croce qui è una croce egizia, terzo millennio avanti Cristo. Nei geroglifici egiziani la croce è il simbolo della città. Quindi per città loro intendevano l'intersezione di due livelli. Quindi a parte questo, diciamo che ci porterebbe molto, molto lontano. Il tema della croce è un tema prettamente cristico, cristiano. E qua siamo nel X secolo, siamo nel mondo celtico, sono delle croci funerarie, linguaggio barbarico, arte plebea popolare, però chiarissimo il significato. Ci sono due intersezioni, una dimensione orizzontale che ci appartiene, una verticale che congiunge l'uomo a ciò che ci sta sopra e ciò che ci sta sotto. L'unico significato è nel centro, nel cerchio della contingenza, quindi tutto quello che c'è dentro. Nel Medioevo pregotico, qua siamo nel 1138, questo si chiama Maestro Guglielmo, il Cristo trionfante, il Cristo del Medioevo, prima di Cimabue, è un Cristo vivo, perfino allegro, sorridente, perché lui ha scelto di salvarti e quindi ti guarda, amorevole, decide lui di stare in croce, guardate i piedini, è morto però è vivo, è là in chiesa che ti guarda, 1138. Questo è Cimabue, 1260-1270, è un Cristo morto, però è un Cristo che decide ancora lui di stare in croce, i piedi sono poggiati, le manine sono a paletta. Questo è Giotto, Giotto è il primo che umanizza il tema del crocifisso e fa vedere il Cristo morto che non precipita dalla croce perché è inchiodato, guardate i piedi, le mani rattrappite, è ancora dignitosa la figura. È ancora monumentale, è ancora sacrale. Ci sono simboli molto profondi, Giotto è uno che la s'allunga, il sangue di Cristo scorre, c'è la collina del Golgota, sotto c'è il teschio di Adamo, perché Adamo viene sepolto con il chicco della quercia dell'albero in bocca, da quell'albero lì poi si farà la croce da cui Cristo riscatta, e quindi c'è un significato profondo nelle cose che fa Giotto. Però Giotto è il primo, abbiamo visto la Madonna poco fa, questo è Cristo, 1290 grosso modo. Questo è il Cristo di Masaccio, Masaccio già lo mette in prospettiva su un altare, siamo a Firenze, Santa Maria Novella, 1426, lui fa vedere la Trinità, però la fa vedere sotto, c'è un passaggio importante, chi arriva lì e guarda vede lo scheletro, l'uomo morto, questa cosa tu la vedrai con la prospettiva umana, però la vedrai dopo morto. Io te la faccio vedere prima, preparati, questo è il significato. Dal punto di vista sacro, il vescovo aveva ragione. Dov'è Cristo? A parte la oscenità della nudità della Maddalena, è una scena di martirio, muore qualcuno in croce, però siamo sicuri che è Gesù Cristo, è la visione di uno ateo, lo dice lui, chiaramente. E quindi è l'umanità che muore alla periferia di una grande città, disturbata. Il Cristo perde l'immagine del viso, perde la faccia. Ed è una delle pochissime immagini di crocifissioni contemporanee. Poi gli anni della contestazione, qua siamo nel 1959, il dio della guerra, Holbein. Se guardate bene ci sono le manine che sono rimaste impiccicate, qualcuno l'ha tagliato. C'è il Sacro Cuore che viene profanato da queste, perché è una performance. Cioè l'artista cosa fa? Sistema una scena, uno spettacolo, poi riempie palloncini di sangue di animali e lo scende contro... C'è il tiro a segno, il bersaglio. Hans Holbein, il dio della guerra. 1984, questa è un'altra performance, si fa in un macello per ricordarci che non muore solo Gesù Cristo, muoiono gli animali, muore la natura, e quindi quando tu ti mangi il piatto di carne stai attento perché dietro questa cosa c'è una crocifissione, ma è chiaro che siamo alla denuncia sociale, non c'entra più la storia sacra. È un altro racconto questo, che usa la tematica sensibile del crocifisso per colpire nell'immaginazione di gente che ha quel target. Cacciata degli angeli ribelli, no, il tema degli angeli ribelli è un tema importante, questo è Bosch, pittore fiammingo, 1500. Quando precipitano gli angeli ribelli la riproduzione è un poco scarsa.
si trasformano in insetti, cose schifose. Questo è Bruegel, 1562. Anche qua c'è questa zuffa primordiale fra il bene e il male. Tutto sommato gli angeli se la cavano, sono pochi, però il male comincia a diventare marea, comincia a diventare massa. Però si capisce che è schifoso. L'orientamento grosso modo c'è nei colori, nelle forme. Questo si chiama Domenico Beccafumi, 1538, è uno di quelli della fascia dei manieristi, è l'arcangelo Michele che precipita nelle fiamme dell'inferno, solo che sta cosa dà fastidio, non si vede molto bene. Questa è una bella immagine da vedere. Vabbè, poi chi vuole gli lascio le immagini. Allora, qua si capisce che vince l'arcangelo, sotto ci sono le fiamme degli inferi, lo spazio è esattamente diviso a metà però, cioè non è che la parte tenebrosa ha un ruolo minore, e addirittura le fiamme, l'odore di zolfo, lampiscono il cielo, cioè sembra che le vesti del Padre Eterno stiano per essere diciamo interessate da questo incendio, quindi la lotta c'è stata, ha vinto il bene, però i demoni sono lì che rischiano di uscire fuori e di vincere. James Ensor, 1889, la caduta degli angeli ribelli. Siamo al fuoco d'artificio, c'è questa grande esplosione, succede qualcosa, una zuffa, non si riesce più a capire dove sono gli angeli, dove sono i diavoli. Lo stesso Ensor poi fa una vignetta, un fumetto, mette un titolo, questa immagine l'ho presa da Sedlmayr. Il titolo dice: diavoli che bastonano gli angeli e gli arcangeli, cioè la lotta c'è stata, però hanno vinto i diavoli, tanto sono libero, l'artista è libero di fare quello che vuole, fa vincere i diavoli. Questo si chiama Savinio, Savinio è il fratello di De Chirico, gli angeli in battaglia, 1930, ci sono due esseri con le ali, svolazzanti, si capisce dalle aureole che hanno in testa che una è d'oro, l'altra è rossa, quindi è probabile che l'oro sia legato al bene, non è scritto da nessuna parte, però con questi dipinti comincia una storia incredibile dei dipinti irreversibili, cioè quando io mi stanco, oggi faccio vincere il bene, domani faccio vincere il male, cioè siamo in un clima di perfetto relativismo etico in anticipo. Tanto è semplicemente una decorazione, mi diverto a fare questo giochino con la lotta fra il bene e il male. Escher, 1960, limite del quarto cerchio, in realtà è una piastrella decorata, una xilografia, dove ci sono angeli e diavoli. Se uno è di buon umore vede gli angeli, se uno è arrabbiato vede i diavoli. Ed è fai da te, cioè la mattina uno sceglie dai rapporti che ha con la moglie o col marito, stamattina vediamo tutti angeli, domani vedremo tutti i diavoli. Opera inquietante, intrigante, perché siamo nel campo della decorazione. Sì, quelli neri sono i diavoli, quelli bianchi sono gli angeli. Allora, se facessimo qua un a campione, non so quanti di noi. No, se, dipende dalla condizione in cui sei. E comunque anche questa è un'opera reversibile. È reversibile, cioè decido io chi vince, decido io cosa devo vedere. Così. Basquiat, all'angelo caduto, 1981. Basquiat, questo è l'inventore, è un artista supervalutato. Un artista che ha quotazioni incredibili nell'arte contemporanea. Questo è il delinquente che ha inaugurato la moda dei graffitari, che vanno in giro a imbrattare i muri, le metropolitane. Muore di droga, giovanissimo. Ci lascia queste immagini, che sono le immagini del nostro tempo. L'angelo di Basquiat è questo, è maschio col pisellino, quindi è oscenamente esposto. 1981, questo è Basquiat, uno degli artisti più importanti quotati nelle gallerie d'arte. E adesso si capisce perché intorno al 1903 c'era stato un artista nordico, mi pare che sia norvegese, si chiamava Hugo Simberg, 1903, il quale aveva lasciato questa immagine che anche è un'immagine toccante, l'angelo ferito. Ci sono questi due bambini che vanno a recuperare un angelo a cui avevano sparato nelle ali.
Nel 1903 l'aveva capito Simberg come andava a finire. Non sono più gli angeli custodi che proteggono i bambini, sono i bambini che debbono prendersi cura degli angeli. Ce n'è uno che ci guarda in maniera torva. È un'immagine toccante, che ha una profondità spirituale incredibile. Questo è un artista minore che di solito sui testi di storia dell'arte nemmeno se ne parla, perché nel 1903 hanno preso piede i cubisti. La tendenza del tempo sono i surrealisti, i cubisti, i futuristi, quindi questo è uno di cui si può fare a meno, però aveva capito tutto. Le torri sono sempre un riferimento del paesaggio, l'uomo che vuole toccare il cielo. Questa è una torre islamica, la moschea di Samarra, siamo intorno all'848, in alto trovate sempre la data, 848. I viaggiatori del Medioevo, siamo a Baghdad, i viaggiatori del Medioevo la scambiarono per la Torre di Babele, c'è questa visione a spirale, in realtà è un minaretto. E poi le torri sono il simbolo della tradizione dei comuni italiani, Pisa, Campo dei Miracoli. Torre di Pisa è uno dei segni più forti dell'Italia nel mondo, anche perché cade, non cade mai, e quindi per fortuna funziona così. Allora uno va a Piazza dei Miracoli a Pisa e capisce nel giro di 500 metri il senso cristiano della vita. Il miracolo è la vita, è il prato verde, si entra nella vita nel battistero, è chiaro che stiamo parlando non della vita fisica ma di quella spirituale, quindi si entra nel battistero, si vive nella cattedrale, all'ombra del campanile e si esce dal Camposanto. Il Camposanto di Pisa è uno spazio strepitoso, di solito uno va a Pisa non lo va a vedere mai, bisogna andarlo a vedere. Camposanto non cimitero, Camposanto è terra santa, consacrata, il cimitero è un deposito di bare, il cimitero è la visione laica, la visione napoleonica, quando obbligò tutti di andarsi a depositare in questi garage. Nel Medioevo veniva fatto attorno alla chiesa, nella chiesa, nelle cripte della chiesa, con le scene edificanti, le danze macabre, i trionfi della morte. Sì. Medioevo gotico, questo è Chartres, Notre Dame di Chartres, siamo intorno al 1200. Questa cattedrale anticipa la scolastica, il grande pensiero metafisico, cioè gli architetti anticiparono San Tommaso, San Bonaventura, si tocca il cielo, uno va a Chartres e capisce. C'è perché un labirinto nella grata per capire il pellegrinaggio. Chi non poteva andare in Terra Santa ritualmente faceva questo pellegrinaggio. Rinascimento, Bruegel, Torre di Babele, 1564. La torre diventa il simbolo della confusione, della catastrofe. Da una parte si sta costruendo, dall'altra parte si sta provvedendo a smantellarla. Siamo nella fase manierista. Monet, cattedrale di Rouen, 1894. Impressionisti. Dov'è la cattedrale? Ma al pittore non interessava far vedere la cattedrale. Interessava far vedere l'atmosfera che c'è fra chi dipinge e la cattedrale. Lo spessore dell'aria. Di queste cattedrali ce ne sono. Una alle ore 8 di mattina, alle ore 10, alle ore 12, alle ore 14. La cattedrale è sempre la stessa. Cambia l'atmosfera. Quindi la bellezza dell'occhio, tutto diventa frivolo. Van Gogh, 1890. Van Gogh muore suicida, non riuscì mai a scegliere al bivio, cattedrale traballante, tra l'altro con una vocazione fallita perché venne cacciato da un seminario protestante perché lui voleva fare il pastore protestante, e quindi questa chiesa traballante che praticamente è una testimonianza pericolante di quello che fu il passato e quindi non ha più nessuna prospettiva, diciamo. E poi le torri moderne, Torre Eiffel, si chiude col sacro. Torre Eiffel 1889 è il primo traliccio che commemora se stesso. Nella storia dei monumenti, la Torre Eiffel quale momento storico celebra? Il progresso, l'illuminismo, il positivismo. Viene fatta per tenere la piattaforma a 300 metri di quota, poi la gente si appassiona a questo ascensore che fa salire e scendere, non la vogliono più smontare, perché era progettata per essere smontata. Ci fu un dibattito tipo il ponte di Messina. Ci fu un referendum e vennero messi in minoranza dei grandi intellettuali, Vittorio Hugo e gli altri. E adesso è lì che celebra il progresso se stessa. Addirittura qua non si capisce più se è storia dell'architettura, se è storia della scultura, se siamo nella decorazione, perché è una cosa che si fugge. Celebra solo se stessa. Positivismo.
L'unica cattedrale che si cerca di fare alla fine dell'Ottocento è la Sagrada Famiglia. Paradossalmente Gaudì individua il tema, è ancora in costruzione, cioè non si riesce a finirla perché è un segno dei tempi, perché la logica dei tempi va da un'altra parte, non ha più bisogno di fare una cattedrale. La metafisica di De Chirico, la nostalgia dell'infinito. 1913. Le torri moderne, grattacieli. Jackson Pollock, la cattedrale, 1947. Dov'è? Questa è la cattedrale. Pollock fa il dripping, prende quattro persone con un lenzuolo, sgocciola del colore, dopodiché si dà un'agitazione e poi mette un titolo. Pollock è un altro di questi multimiliardari. Questo è un contemporaneo, si chiama Kiefer, Sette Palazzi Celesti, 2004, è negli hangar di Bicocca, siamo alla Bidonville, alla rottamazione. Il tema è biblico. La pietà, questo è Michelangelo. 1498, questa è la pietà di Kokoschka. 1909, il Cristo scorticato. Le annunciazioni, questo è Simone Martini, 1331. Questo è Beato Angelico, 1400. Questa è annunciata da Antonello da Messina, 1475. Un'opera geniale, seppure al limite. Qua la domanda è: dov'è l'angelo? Antonello ci fa vedere la Madonna dagli occhi dell'angelo. Cioè, l'angelo sei tu. E quell'attimo intimo in cui tu stai parlando con Maria. Si vede questa a Palermo, alla Palazzo Pratese. I manieristi, Lorenzo Lotto, l'annunciazione, 1534. La Madonna si spaventa perché l'angelo entra senza chiedere permesso, c'è l'irruzione violenta del sacro, si spaventa perfino il gatto. Cioè, perfino il gatto ha avuto paura, perché questa sacralità irrompe senza guardare in faccia nessuno, a prescindere dalla volontà di Maria. Leonardo, l'angelo ha le ali di uccello, Leonardo interessava il volo, interessavano queste cose. Questo è Savinio, quello degli angeli poco fa che combattevano. La Madonna è una papera e riceve la visita di quest'angelo inquietante, poi non si sa come andrà a finire. Se posso spendere? L'immagine di Cristo, questo è il Cristo Pantocratore della Cappella Palatina, 1132, siamo a Palermo. L'imitazione di Cristo, l'autoritratto di Dürer, questo è un pittore importante tedesco, 1500, la volontà di somigliare a Cristo. Arcimboldi, l'allegoria dell'acqua. È un'opera spiritosa, 1566, sono i manieristi. Sì, c'è questo sfottò sull'immagine dell'uomo. Tenete conto che Michelangelo diceva che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, anche quando pecca. Chi infrange la figura umana, bestemmia. Ecco, qua si diverte Arcimboldo a fare questi assemblaggi. Questo è Ego Scile, morto suicida, 1901, il secondo ritratto. Si raffigura nel segno di vittoria alla faccia mezza mangiata dai vermi. Munch, 1893. Se uno vuole capire il Novecento deve andare a vedere quello che avviene alla fine dell'Ottocento. È chiaro che Munch qua manco sapeva che cosa stava facendo, perché l'opera la fa per sé senza committente. E dice, scrive dietro, non so che cosa ho fatto, mi sono sentito alleggerito, ho avuto una crisi di panico, ho avuto una visione. E questa è l'opera di riferimento, l'icona di quello che capita nel Novecento. Tutto quello che c'è, i gulag, persecuzioni. Schoenberg, questo è un grande musicista, quello che fa la riforma della musica dodecafonica, 1910, lo sguardo rosso, guardate gli occhi allucinati. E questo è un contemporaneo, Walter Dann, asma 1, 1982. Asma 1 vuol dire che difficoltà di respirare, ossigenazione, dentro c'è il cadavere, cioè è già tecnicamente morto. L'immagine dell'uomo contemporaneo è questa. Creazione di Adamo, Monreale, 1172. Michelangelo, 1508, Cappella Sistina. Leonardo, l'uomo di Vitruvio, fatto immagine e somiglianza di Dio, però Dio non c'è più. Antonello da Messina, San Gerolamo nello studio, l'intellettuale che studia. Gerolamo è un pilastro della tradizione occidentale, ha tradotto la Bibbia in latino, testi. Qua Antonello da Messina interessa l'aspetto dignitoso di questa razionalità fra i suoi libri, non ha l'aureola. Goya, il Dio che divora i suoi figli per non perdere il potere, 1821. C'è stato nel mezzo Napoleone,
l'esportazione dei principi della rivoluzione francese, eguaglianza, libertà, fraternità. In nome di questo Napoleone si autoincorona, sequestra tutta la Chiesa, impone un altro ordine che è quello suo personale. La metafisica di le muse inquietanti. Quando Dio muore, la morte di Dio, il pensiero nicciano sulla morte di Dio, dirà Andy Warhol, Dio muore, però anche io non è che mi sento poi tanto bene, perché se muore Dio muore tutto. Allora De Chirico fa queste muse inquietanti. Cosa resta quando muore Dio, muore l'uomo? Restano i manichini, Massone, il labirinto, il Minotauro, 1938. Questo signore Massone è uno che fa pittura medianica e queste pitture pare che siano state fatte durante sedute spiritiche, quindi figuriamoci cosa è venuto fuori. Quindi sono inquietanti per questo motivo. L'immagine moderna dell'uomo, Giacometti, figure in piedi, 1950. E questo è l'uomo contemporaneo, la relatività di Einstein, di Esker, 1953. Lo smarrimento totale del significato. Questo è quello di angeli e diavoli della piastrella. Uomini che salgono e scendono da qualsiasi parte, non vanno da nessuna parte. Persibili. Questo è un po' nella figura umana. È chiaro che se viene a mancare l'alto e il basso, il significato è immediato. No? Capovolgere gli orientamenti non è privo di significato. Basta, dobbiamo finire. Me lo dice? Abbiamo detto alle 8:15, abbiamo spostato un quarto d'ora, però. Tinkerly, l'avanguardia della rivoluzione, 1988, Museo d'Orsay. Tutte le giambrusaglie raccolte negli Montezai, l'apoteosi della spazzatura. Questo è un contemporaneo, un ragazzo spagnolo, 2003, si chiama Dino Valls, Baratrum. Se è vera quella teoria per cui gli artisti anticipano la società, figuriamoci quello che ci aspetta. Cioè qua siamo nella società dello spettacolo dove la tecnologia consente, avendo il denaro, di fare l'intervento di chirurgia estetica, e allora io lo faccio perché tanto, quando sarà possibile cambiare totalmente la testa, allora ci sarà un macchinario con un minimo di dolore che consentirà di fare questa specie di catena di montaggio, di macelleria, dove ognuno potrà scegliersi quello che vuole, dove gli uomini non nascono più ma vengono fabbricati. Questa visione inquietante Huxley l'ha raccontata in un testo che si chiama Il Mondo Nuovo. Sì, e qualcuno di voi che ha visto quel film sull'isola dove si fanno i cloni per i pezzi di ricambio. Natura e morte, Caravaggio, 1597. In questo cesto ci siamo tutti. C'è l'agro, il dolce, il succoso, c'è il fico secco, la foglia morta, la mela marcia, i vermi, ci siamo tutti. Caravaggio, quando fa questa immagine, qua mi voglio fermare un attimo e poi magari chiudiamo, perché è interessante questa cosa. Guardate, questa immagine di Caravaggio intanto è innovativa perché da lì comincia la storia della natura morta. Prima le immagini di nature morte erano sul tavolo dell'ultima cena, assieme a un'arte sacra. Caravaggio la isola. Paradossalmente è l'unica immagine in cui c'è la luce chiara. Tutto il resto di Caravaggio è scuro, tenebroso, buio. Quindi manca l'uomo e si illumina qualcosa. C'è la natura. La natura è al confine della putrefazione, questa frutta noi non la comperiamo dal fruttivendolo, è tutta toccata. Però questa immagine è un'immagine in proiezione ortogonale su un piano verticale, cioè io per vedere questa immagine o devo mettere il canestro alla quota del mio occhio su una credenza, oppure mi devo inginocchiare sul tavolo. Cioè io per vedere questa immagine mi devo inginocchiare, devo abbassare l'occhio e vederla in questa maniera. Prima di Caravaggio questa operazione l'aveva fatta Mantegna, col Cristo morto. Allora io mi posso inginocchiare ai piedi di Cristo, sono un parente, è chiaro che qua Mantegna fa vedere il cadavere, quindi siamo fermi al Venerdì Santo, però io posso inginocchiare, ma inginocchiarmi davanti alla natura può avere un significato che ha aspetti inquietanti. Qua siamo nel 1480, un altro che aveva esasperato questa discussione, non so qua come garantire l'immagine. Qua a sinistra, c'è la più, no? Questa? Sì, vai. Alza. Aumenta. Vai. La devi buttare lì sopra e portarla sopra. Questa è un'immagine molto interessante. Ecco. Dirigia lì sopra. Questa è un'immagine sconvolgente.
Questo si chiama Hans Holbein, Cristo morto 1530, siamo al confine dei manieristi. Un'immagine sconvolgente dove ci fa vedere il Cristo che è un cadavere come tutti gli altri, è un loculo aperto, quindi non lo sappiamo, siamo in ambiente protestante, non lo sappiamo se può risorgere. E poi la natura morta diventa allegoria di strumenti che non suonano, spartiti, questo si chiama Paschetti, è un organizzato però. E questa è la natura morta di Duchamp, la Fontana, 1916, questo è il fondatore del dadaismo. Prende un viscatoio che era stato usato da una stazione, provocatoriamente lo espone, ma il paradosso non è nella provocazione, è che attualmente questa cosa è esposta al centro Pompidou e si paga un biglietto per andarla a vedere. E Dada, Duchamp, è profetico, perché nel manifesto del dadaismo c'è scritto: i dadaisti vengono prima dai surrealisti, quindi il colpo di pistola viene dopo. Duchamp dice, nella società moderna, che ragiona, che pensa, dove tutti siamo positivisti, la scienza risolvere i problemi, non c'è più bisogno di fare l'arte, ognuno se la fa da sé. E arte è tutto ciò che gli altri riconoscono come opera d'arte. Quindi il mercato, lo spettacolo, autorizza l'artisticità dell'opera. Cioè l'aldilà del significato dell'opera d'arte sacra, che aveva valori di carattere... Anche provvidenziale, no? Anche scatologico, qua è il mercato che glielo dà. Basta che 100 persone vanno a vedere una cosa, vuol dire che quella cosa merita di essere vista. L'apoteosi della spazzatura. Nel manifesto dei dadaisti c'è scritto: esiste una sola regola, due punti, non ci sono più regole. È quello che poi un filone perverso di satanisti, che fa capo a un signore che si chiamava Crowley, che a Cefalù qua sotto fece un'operazione luciferina, disse: l'unico Dio che c'è sei tu, fai quello che vuoi, fai ciò che vuoi. I dadaisti lo anticipano, e quindi questa è la chiave di lettura. Natura morta, 1916, Rauschenberg, Letto sfatto, 1955, sono opere d'arte esposte nei musei. Merda d'artista in scatola, 1961, questo è un italiano geniale, perché lui voleva dimostrare che il mondo nel quale viveva era una società che aveva quel contenuto lì, la merda d'artista in scatola. Questa è la scatola numero 47. Attualmente c'è un problema, che è il restauro del contenuto, perché siccome chi l'ha acquistata ha depositato un valore, perché voi sapete che quest'arte, che fa un po' di ribrezzo, in realtà è un bel rifugio per i capitali sporchi. Quindi se io ho capitali da investire, incarico un signore con la pompetta in una asta internazionale che si presenta a nome mio, anonimo, offre di più, acquista, mette in una cassetta, ricicla da nello sporco. Non è più importante quello che c'è dentro, è importante che io so che sono erede, ciò mi pare che costi 60.000 euro adesso, o 70.000 euro una scatolina di questa. Allora l'ha acquistato, c'è una rassegna stampa per chi è interessato. Chi la acquistò era un grande intellettuale, un tenore che si chiamava Zecchillo, mi pare. Abbiamo il nome e cognome di prima, la pagò 18 milioni. 18 milioni del 1961. Manzoni cosa fa? È un provocatore. Dice: siccome Dio è morto, allora l'unico creatore che esiste, e questa è la chiave di lettura gnostica di tutto il processo di perdita dei significati, allora se Dio muore, l'unico Dio che esiste è l'artista, che è il demiurgo. Anche perché quella creazione che aveva fatto quel Dio della Bibbia è venuta male, è stato un poco sprovveduto, gli è sfuggito il controllo. Adesso io, che sono l'artista, che sono il demiurgo, creo un'opera d'arte dal nulla, non dal caos, dal nulla. E quindi tutto ciò che produco io, che sono il demiurgo, ha un valore artistico. E quindi quando uno tocca un'opera d'arte contemporanea, non sa mai cosa tocca, perché dentro c'è saliva, sperma, sale, urina. Pensate che esistano delle tele nel mondo tradizionale, esisteva l'olio su tela, la tempera su tavola, ecco, adesso esistono minzioni su tela, sono tele pisciate, questo significa. C'è stato uno di questi signori che poi a rincorrersi sono tutti bravi, perché basta provocare, sapete che sul tema del crocifisso sono state fatte scembiaggini, ecco, Cristo nell'urina, il ranocchio, non ve la fate vedere questa immagine perché siamo...
Ecco, siamo ancora a cose peggiori. Però questa moda la inaugura Manzoni, il quale voleva fare la provocazione. Riuscì a dimostrare che era vero, riuscì a venderle, c'è fu un'asta. Addirittura ci sono le prove come attribuire valore, quanto vale questa scatola per battere l'asta. Allora lui disse, guardate, io non ho idea, però siccome è preziosissima, perché è la cosa più preziosa che io posso produrre, prendiamo le quotazioni del Wall Street Journal del platino, quello è il prezzo a base d'asta, 90 grammi, e si partì da lì a salire, e ci fu questo signore che se la giudicò, sono 30 grammi, è certificato da un notaio, c'è prodotto al naturale, conservato, non c'è scatola, al mese di maggio del 61, questo è, vabbè, chiudiamo qua, questo è Andy Warhol, questa è la pop art, l'apoteosi, vabbè, è chiaro che adesso si capisce dove siamo arrivati, no? L'apoteosi del supermercato. Ad Andy Warhol gli chiesero come sarà il museo dell'avvenire, ci sarà arte sacra. Lui disse no, guardi, faccia così, se ha 100 milioni da spendere nel 1960, acquisti il supermercato sotto casa sua, lo chiuda, lo apra fra 20 anni, quello sarà il museo dell'avvenire. Poi ci sono alcune cose che voglio citare. Una volta chiesero ad Andy Warhol, sapete che Andy Warhol è geniale perché? Perché riuscì a vendere fotocopie colorate di Marilyn Monroe 1 miliardo l'una. Cioè lui si vantava, non so dipingere, non so scolpire, però sono un genio. E aveva ragione. Una volta gli chiesero, ma perché non parli più chiaro? Perché lui parlava e non sapeva quello che diceva, anche perché parlava in condizioni mentali un po' catastrofiche, no? E allora lui dice, devo parlare più chiaro. Va bene, se devo parlare più chiaro, ditemi voi quello che devo dire. Questo diceva. E poi diceva che lui era convinto che se volete sapere chi sono, guardate la superficie dei miei quadri, dei miei film, dietro non c'è assolutamente niente. Questo è Andy Warhol, questo signore qua. Il nichilismo assoluto. Il nichilismo, cioè siamo al di là del nichilismo, siamo all'apoteosi della nullificazione. Oltre il caos, c'è il caos organizzato. Il caos viene dall'entropia, una situazione fisica tende al caos per legge di natura, però oltre il caos c'è il caos organizzato, e il caos organizzato è l'inferno. E quindi il discorso sui simboli è fondamentale, anche perché il contrario di simbolo, mi stavo sforzando di parlare, sapete che è il diavolo, il simbolo è ciò che unisce, il diavolo è ciò che separa, e quindi l'operazione raffinatissima è questa, per andare diciamo alla chiusura. Cristo è la folla, questo è Bosch, questo è James Ensor, ingresso di Cristo a Bruxelles, la carnevalata, 1889. L'ultima cena, qua si vede dove è Giuda, Leonardo non lo mette più, ognuno di noi è un po' Giuda. Questo è Tintoretto, questa è già un convivio a casa di Levi, è una bella festa da sposalizio. Questo è Hollane, l'ultima scena, 1984, al posto dell'ultima cena ci sono le lampadine. Bosch, le visioni dell'aldilà, 1504. Correggio, visione di San Giovanni a Patmos, 1520. Friedrich, Monaco in riva al mare, 1809. Böcklin, l'isola dei morti, 1880. Queste sono le visioni che si avvicinano a noi. Le scarpe di Vincent van Gogh, 1887. È un trattato di teologia, di ateologia. Muore Dio, perde tutto di significato, un paio di scarpe vecchie. Kandinsky, questo è quello che inventa la pittura astratta. Kandinsky ha un pensiero fulminante, dice più i tempi si fanno tenebrosi, più l'arte diventa astratta. 1910, era uno che ne capiva. Quest'arte si fa con le pupille schiacciate, schizzi di colore. Malevich, rivoluzione russa, 1915, quadrato nero sul fondo bianco. Suprematismo russo. A chi gli chiedeva cosa diceva un paesaggio, come un paesaggio? Sì, è un paesaggio visto con gli occhi chiusi, sì, visto da un cieco, di notte, c'è un gatto nero, siamo alla follia. Siamo alla follia totale. Alberto Burri, Sacco, 1954, questo è un italiano. Fontana, i tagli, lo spazialismo, la violenza di tagliare con un coltello la tela. Fontana, concetto, quest'opera si chiama Fine di Dio, 1963, è un pezzo di metallo prezioso, pare che sia oro questo, sparato.
Burri, il Cretto, 1975. È chiaro che adesso sappiamo perché è andato a Cretto.